Lazzaro Spallanzani nacque a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, nel 1729. A 15 anni entrò nel Collegio dei Gesuiti di Reggio per iniziare gli studi in lettere e filosofia, ma accorgendosi della sua passione per le scienze, decise di ultimare i suoi studi a Bologna, dedicandosi alla matematica, all'astronomia e alla fisica. Dal 1754 prese gli ordini minori e iniziò la sua carriera di insegnante in filosofia retorica, greco e matematica, presso l'Università di Reggio Emilia di Modena e presso il Collegio San Carlo. Nel 1769 divenne professore in storia naturale presso l'Università di Pavia, dove iniziò a dirigere il museo dell'università, facendolo diventare ben presto un museo conosciuto a livello internazionale. Morì nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 1799 nella sua abitazione di Pavia. La sua fama scientifica è legata ad una serie di ricerche e scoperte che rivoluzionarono le scienze della vita. Una delle più importanti fu la confutazione dell'antica dottrina della generazione spontanea, secondo cui la vita nasce spontaneamente dalla materia inanimata. Nel 1765 Spallanzani pubblicò l'opera Saggio di osservazioni microscopiche sul sistema della generazione dei signori di Needham e Buffon, in cui venivano messe in discussione le teorie sulla generazione spontanea, dimostrando l'inattendibilità di questa teoria. A lui sono intitolate numerose scuole, strade e istituti scolastici italiani. Uno tra i più importanti è l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, che fu inaugurato nel 1936 come presidio destinato alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettive.